Si dice che il fallimento sia la madre di tutti i successi. Non so se arrivare sempre secondo negli ultimi 4 anni si possa considerare un fallimento, ma la verità è che brucia. Impegno tutto me stesso, dedico la mia vita a questo sport. Per vincere, non per fare secondo. In questi ultimi 2 anni, difficili per molti motivi, ho capito molte cose. E in un certo senso mi sono fermato, ho fatto un reset. Perché le situazioni vanno e vengono, le emozioni vanno e vengono. L'importante è accettarle tutte, accoglierle tutte. E poi si può scegliere di farne quello che si vuole, invece di essere controllati dalle emozioni. Quante volte vi siete sentiti consumati da una particolare paura, fino ad arrivare al punto di dire «Nah, non dovrei essere nervoso in questa situazione», e invece non fa altro che crescere dentro di voi. Al contrario, bisogna fare un passo indietro, accettare quella paura e dire «Sì, sono nervoso, ho paura, ma di cosa? Di quello che la gente pensa di me? Del risultato che non arriva? In confronto alle grandi cose della vita, tutto questo è nulla». E a quel punto riesci ad accettare la paura e a vederla per quello che realmente è. Nient'altro che la tua immaginazione che fa il suo corso. Quando Ducati mi ha proposto questa sfida sulla V4S base, completamente pazza e sulla carta impossibile, al posto che pensare ai lati negativi, ho pensato «Ma se dovessimo vincere, che figata sarebbe!» E quindi eccoci qua, diamo il via ufficialmente alla prima gara del CIV International Superbike. Ciao Andrea, siamo qui con il poleman Luca Salvadori, che credo avrà guardato la gara della 600 con particolare attenzione. Sì, più che altro ero molto curioso di fare il primo giro d'ingresso e oggi servirà tanto l'intelligenza, perché alle Rio, soprattutto nel primo giro dove saremo in tanti che vorranno entrare in quello spazzetto di asfalto asciutto, sarà veramente tosta. Questa gara secondo me si giocherà veramente tanto appunto sulla furbizia e sull'intelligenza sportiva, quindi stiamo attenti. E sull'intelligenza sportiva auguriamo in bocca al lupo a Luca Salvadori. È una prima fila esplosiva, perché dalla seconda piazza parte Eddie Lamar, in realtà non ancora al 100% fisicamente. Eddie, però delle buone prove, sei in prima fila, hai guardato anche tu la 600 per capire un po' come sia l'asfalto? Beh, diciamo che io non ho il box, non sono privilegiato, quindi non l'ho guardata, però ho guardato un po' dalle tribune, sono andato a guardare, sembra un pochettino chiazzata. Adesso, facendo il giro di ricognizione, ho visto che la parte più chiazzata è qui giù in fondo alle Rio, e bisogna stare attenti nei primi giri sicuramente, però adesso vediamo sicuramente di fare bene. L'importante è la partenza. Purtroppo con il braccio sto forzando tanto con il destro, quindi ho un po' di male, vediamo quello che succede, dai. Bravo Eddie, in bocca al lupo, sarà una gara ovviamente tutta da gustare. I 10 giri, non so se sono diventati 8 anche qui, di questo sit around del National Trophy 1000. A te Andrea. Grazie mille Filippo, qui in cabina di commento, rimasto con me, lo ringrazio, a Lorenzo Gabellini, grazie Gabella. È il bello anche del motociclismo, no? Cioè, siete tutti personaggi fantastici, dal primo all'ultimo, però è divertentissimo sentire prima Salvadori e poi Eddie Lamarra, perché sono due piloti fortissimi, bravissimi naturalmente, caratteristiche diverse, e sembrano due mondi lontanissimi, no? Tutti e due sono meravigliosi entrambi, come tutti gli altri, insomma, però bello anche questo aspetto. Ebbene sì, sembra incredibile, dopo così tanti mesi siamo di nuovo qui in griglia di partenza, pronti per la prima gara dell'anno. Bande e sentimentalismi, cosa c'è da sapere? Oggi partirò alla vecchia maniera, perché centralina di serie, cablaggio di serie, launch control di conseguenza di serie, con il quale non mi sono ancora trovato benissimo, perché funziona veramente in maniera diversa da quello stile Magneti Marelli dell'anno scorso, quindi ho preferito optare per la manovra vecchio stile, quindi frizione, gas gestito in completa autonomia e pronti via. Sarà la volta buona che mi riuscirà una partenza decente, ma speriamo. Oltre a questo, gara diminuita, perché ha piovuto fino a poco tempo fa, la direzione gara ci farà fare 2 giri di riscaldamento, poi ci farà schierare e poi di conseguenza partire. Quindi gara ultra sprint di 8 giri. Giuro che poi me ne sto zitto e vi lascio la gara, ma avrete visto di sicuro il mio sfogo, tra parentesi,
su Instagram per quegli adesivi che vedete ai lati cupolino. E immagino sarete anche curiosi di capire meglio. Bene, adesso gustiamoci la gara e a fine video vi racconto tutto nei dettagli perché ci vuole un pochino di tempo, insomma. Troppi contenuti in questa gara. Adesso, concentrazione, testa e partiamo. Riesce a difendere l'interno e si ritrova addirittura forse in seconda o terza posizione. Mamma mia che traversa gomma fredda, ero praticamente a piastra di sterzo chiusa. Adesso quei due lì davanti lasciamoli sfogare e ragazzi, oh, ho perso solo due posizioni, miracolo per me, quindi non malissimo. In ogni caso, mentre aspetto che lì davanti si stabilizzino, cercherò di tappare un pochino le porte perché è un attimo subire un'infilata dai ragazzi qui dietro, anche perché li vedo belli scalmanati. Mentre Gamarino è partito fortissimo, comunque era in prima fila Cristian Gamarino con la sua Aprilia, Aprilia quindi davanti a tutti per Gamarino. Bene la Marra che ha mantenuto alla fine la seconda posizione. Di Lamarra su Gamarino, era un pelino in difficoltà perché con le Dunlop sta un po' più attento rispetto a noi con le Pirelli nei primi giri e difatti Lamarra ha sfruttato subito l'occasione, ma il Gama lo sa bene e di sicuro si rinfilerà il prima possibile per cercare di spezzargli il ritmo. Io intanto sto a guardare e aspetto la mia occasione. Vediamo se arriva la risposta di Gamarino subito all'interno, in prima variante cerca un incrocio Eddie Lamarra, Salvadori che adesso vorrebbe trovare spazio, lo trova perché Eddie va un pochino largo, Eddie risponde all'interno dell'incrocio, pazzesco! Hai capito il buon Lamarra? Cazzo, cioè come al solito poco aggressivo, ma comunque ci piace così. No, cioè... Vabbè, ma che infilata mi ha fatto saltare nel cambio di direzione. Mi dispiace, salta, ma non hai capito nulla. Fammi fare il mio lavoro che stavo già avendo i miei problemi con Lamarra. E Luca prova a rispondere alla quercia, tira una staccatura e si riprende il terzo posto. Abbiamo iniziato bene. Ragazzi, cioè, ho provato a proteggere l'interno, ma niente. Salta mi ha sverniciato prima del curvone e mi ha fatto una gran bella infilata. Come dicevamo anche nelle qualifiche, questa Honda va veramente forte e soprattutto nelle piste più veloci potrà essere un grande problema. Adesso devo mettermi qui dietro, aspettare un attimo perché è inutile continuare a passare e a darsi fastidio, ma nel momento in cui si daranno fastidio avrò un'occasione per andare davanti a tutti, dovrò sfruttarla a tutti i costi. Salvadori che è quarto, eccolo qui con la Ducati Broncos, poi Riccardo Rosso e qui nomi veramente sopraffini, Rosso all'attacco. Salvadori a domare la sua Ducati. Lo so cosa state pensando, Luca, non farlo, sono troppi, non farlo. E invece devo farlo perché o passo davanti adesso o mai più.
sorpasso a 4, riuscito, sono riuscito a stare anche abbastanza alla corda. Mamma mia! Ragazzi, non lo so, è andata bene, so solo questo. L'istinto mi ha fatto tirare anche fuori la gamba, che non tiro mai fuori. Adesso vedremo se Salvadori sarà bravo a sfruttare la coppia della sua 1100 e magari adottando una guida un po' più start and stop per cercare di frenare gli altri e prendere un po' di gap. Saltarelli, ho visto un ingresso sulla Rio 2, vediamo, infatti passa qui primo. Vediamo qui l'azione di Salvadori, attenzione, riproposto dalla regina di Mauro Valentinuzzi. Sì, Mauro, hai ragione, ha fatto un po' il market qui, eh. Mi viene da piangere, cosa sta succedendo? Non sono riuscito alla prima staccata a mettere la terza, non entrava la marcia. Mai che vada bene una cosa dall'inizio alla fine. Bene, questo è quello che pensavo mentre ero in gara. La verità che poi abbiamo scoperto è che, essendo cambiato il vento completamente dalle qualifiche, arrivavo in fondo al rettilineo della partenza con 300 giri in più, toccando il limitatore. E mentre la moto è al limitatore, appunto per non rischiare fuori giri per gli utenti finali, per non creare situazioni di pericolo, c'è questa sorta di salva motore o salva vita anche. Solo che purtroppo io non lo sapevo. E quindi da questo giro in poi ho iniziato a scalare alla vecchia, con la frizione. Sto zitto che è meglio. Positiva che ho fatto una scelta conservativa di gomme, dato che negli anni passati l'ho presa in quel posto mettendo gomme più morbide, quindi sono partito con una SC0 proprio per evitare qualsiasi tipo di rischio. Invece la Marra è partito con una SCX, di sicuro questo mi darà un vantaggio verso la fine della gara. Quello che mi spiace un sacco è che il mio cervello purtroppo adesso è partito e sta pensando a come ovviare a quel problema del cambio, perché ancora non sapevo se era un problema appunto del cambio, dell'elettronica o cos'altro, o se ero io che sbagliavo qualcosa. In ogni caso, torniamo alla gara. Intanto, eccola qua. Andreozzi. Ai ai ai, Andreozzi. Sta sfruttando bene sta situazione, Luca, sta spingendo e sì, secondo me vuole prendere gap sugli altri per farsi gli ultimi giri in serenità, ma vedo Gammarino che sì, ha ridotto di molto il distacco. La Marra su Saltarelli, bel sorpasso qui al carro, però perdono ulteriore terreno in questo modo dai primi due, mentre Gammarino è addosso a Luca Salvadori. Gammarino lo ha raggiunto, pronto ad attaccarlo evidentemente già nelle prossime staccate. Saltarelli lo ripassa mentre davanti non dovrebbe essere cambiato nulla, se non che Gammarino in 37.276 ha fatto il giro veloce, però Salvadori 37.7 rimane lì, risponde di nuovo la Marra. Wow! Gammarino quasi ha guadagnato mezzo secondo, sì. Salvadori in un giro è stato forte, sì, adesso è lì a due decimi
Può essere che aspetti un giro prima di attaccare? Ma secondo me in questo momento non conviene aspettare, anche perché è veramente corta. Sì, c'è l'ultimo, e quindi dopo, quando c'hai l'occasione, prendi i passi. Deciso. E cerchi di andartene via. Deciso, deciso. Allora vediamo se ne ha. Qui Luca ha ripreso però qualche metro. Aver riguadagnato qualcosa. Sì, erano due decimi. Intanto qui Lamar e Saltarelli. Grande show. Tutto a vantaggio dei primi due. Di non molla niente. Lo ripassa. Come il solito, grande show, grande generosità. Che infilata in curva 2 del Gama. Adesso ne ha un pochino di più, quindi l'unica cosa che posso e devo fare è spezzargli il ritmo. Alla prima occasione, nel mio punto migliore, cioè alla quercia, ritenterò la staccata e cercherò di ributtarmi davanti per frenarlo un attimo. Gran bella battaglia, però c'è spazio per Luca Salvadori per rispondere alla quercia. Già lo abbiamo visto molto forte qui alla quercia, e credo sia il terzo sorpasso che fa in questa gara. La quercia non è poco, considerando quanto è corta la gara. Una risposta immediata di Luca. Adesso, ma rimaniamo concentrati sui primi e puntualmente due. Con la scia si passano. Gamarino, ma Salvadori vuole rispondere immediatamente. Sarà una battaglia curva a curva da qui fino alla fine, con Cristian Gamarino, Aprilia, Luca Salvadori, Ducati, show assoluto. Ma mai dire mai, perché abbiamo visto che anche prima Salvadori, no? Aveva qualche metro di vantaggio. Devo cercare di arrivare alla quercia ancora vicino per poter riuscire a portare l'attacco. Sarà dura perché Gama sta andando veramente forte in questi ultimi giri, ma dai, ci proviamo. Quei metri per evitare di farmi tentare l'attacco. Bravo, ha fatto il primo settore veramente forte, purtroppo ne aveva di più in questa ultima fase di gara. Sarà un qualcosa su cui dovremo lavorare. Adesso però modalità falchetto, che lo sapete, non si sa mai. Ricordate nel 2020 cosa è successo alla penultima curva, quindi stiamo qui e cerchiamo di mettergli sale sulla coda e vediamo cosa succede. Proprio all'ultimo giro, come dicevi tu, bello strappo. Sì, è un po'. Sono curioso di vedere i tempi di quest'ultimo giro per capire se Gamarino ha spinto tanto o Salvadori ha mollato. Di certo, Cristian Gamarino vince. Niente, ragazzi. Bravo, ha fatto un ultimo giro incredibile. 37,5, io 37,9. Ho dato tutto. Penso che purtroppo con queste cavolatine che abbiamo fatto e questi piccoli incidenti di percorso ci siamo giocati un po' la vittoria. Ma se mi avessero detto all'inizio di questo weekend che sarebbe andata così, ci avrei messo la firma. La mia pista peggiore, dove sono sempre andato da schifo, che dire, ragazzi, dai, non male. Abbiamo fatto un bel bottino di punti, va bene così, ci riproviamo alla prossima.
salta, è incazzato nero. C'è stato un po' di battibecco con la Marra perché hanno fatto veramente una guerra lì dietro pazzesca. E qualche sportellatona è volata. Quindi per una volta io faccio da spettatore. Ragazzi, dopo 2 anni, secondo me è giusto anche dopo una gara del genere mettere una parola fine a tutto questo cinema. È inutile per tutti, alle gare si va per divertirsi, per lottare e alla fine si fa un qualcosa che unisce, perché il motorsport unisce le persone, non le divide. Quindi nonostante tutto, nonostante quello che è stato fatto e che è stato detto, è giusto mettere una parola fine a tutto questo. Siamo due persone, io e Eddie, completamente differenti, ma spero che da tutto quello che è successo nel passato, dagli errori magari che ha fatto lui, magari da quello che ho fatto anch'io in qualche situazione, possiamo capire e smussare certi angoli per riuscire ad avere un rapporto di rispetto reciproco in pista, che è quello più importante, senza bisogno di fare più particolari scaramucce, insomma. In ogni caso, Paddock Show, perché sono uscite delle perle veramente interessanti. E Salvadori e la Marra, vicini, vicini. Ma se lo facevo io il primo passo, lui non è bravo, la Marra. La Marra ha fatto il primo passo di riconciliazione. Avremo tempo per parlarne. Un segno di distensione in questo periodo difficile. Una 1000 del National, incredibile. Bravo, Christian. Com'era la cosa? Tra i due litiganti? Il terzo gode, Gamarino. La vera notizia del giorno è che mentre Gamarino parlava, la Marra e Salvadori stanno parlando tra di loro. Incredibile, bravi ragazzi. Vuoi dire qualcosa a Luca? A Luca gli dico che è stato molto bravo e sicuramente farà un bel video. Però poteva anche venire anche lui a fare il primo passo. Sono stato io perché sono più maturo. Mamma mia, un applauso alla maturità di la Marra, alla raggiunta e conclamata maturità di la Marra. Peraltro, perché sono più vecchio. Perché è orrendamente più vecchio. Luca, vuoi dire qualcosa, Eddie? Sì, no, voglio fare un discorso un po' più generale, che sono due persone molto diverse. No, un filino. Però alla fine il motorsport riunisce, purtroppo non so perché è scattato quel pandemonio, no, che ovviamente a me è dispiaciuto, perché dopo tutto può anche ammetterlo il caro Eddie, io non avevo nessun problema e lo stimo per quello che ho fatto nel passato. Io quando avevo appena iniziato lui si sportellava con Barrier, insomma, gare della Madonna. Mi ricordi qualcosa? Dai. Ecco, assolutamente, quindi per me è un vanto star qui e battagliare con lui. Se fossimo riusciti a essere un attimino più tranquilli per cazzate, secondo me si sarebbero evitate un sacco di cose, insomma. Io la penso, cioè aggiungo, se mi posso permettere, che purtroppo è stato tutto troppo enfatizzato dal circo che c'è intorno, ecco. Purtroppo
è stato troppo caricato da gente che magari non conosce tanti retroscena. L'importante è che noi che siamo qui sappiamo come sono le cose, e quello che è all'esterno deve rimanere all'esterno senza farci influenzare. E comunque vado a finire, è un momento storico qui al sit around del Dunlop, perché abbiamo sancito la pace una volta per tutte davanti a tutti tra la Marra e Salvador, davanti a tutti. Quindi un bel applauso per questi piloti che hanno dato spettacolo qui a Marino. Scusa se ti ho dato le spalle, vuoi dire qualcosa alla Marra e Salvadori? No, sono contento per loro che abbiano chiarito. Oh, abbiamo chiarito. Viene a metterci le fedi per le nozze. Felice. Come promesso vi racconto anche questa. Prima della gara mi sono trovato degli adesivi VRS sul cupolino che, insomma, erano belle importanti. Come l'anno scorso, pensando a un tentativo di scavallamento del sottoscritto in un momento così concitato come la prepartenza, non ci ho più visto. La verità però è che per una mancata comunicazione tra me e il team, in un momento concitato come la domenica mattina, dove loro hanno le gare del Civi nel pomeriggio e io la mattina quella dell'International, alla fine a farne le spese maggiori è stato VRS. Difatti, dopo un lungo chiarimento con Nicolas, titolare dell'azienda, e abbiamo constatato che il tutto è stata una semplice mancanza di comunicazione tra le tre campane, dettato anche dal fatto del momento un po' particolare, cioè la domenica mattina prima di una gara. Mancanza anche mia, perché nonostante la tensione, il momento particolare, mi sarei dovuto sincerare di certe situazioni appena visto il marchio o l'adesivo attaccato, insomma. In ogni caso, tutto risolto, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Inoltre, riuscendo ad avere un chiarimento costruttivo, sono riuscito a spiegare le mie necessità, perché ovviamente avere quegli adesivi così in mezzo al cupolino è un po' tanto. Quindi nel futuro vedrete ovviamente VRS, sempre in quella zona, ma in maniera più soft, diciamo.